Tendenza che è emersa in queste sfilate del Milano Fashion Show è l'effetto lucido del tessuto. Da Jenny, infatti, spopolano insieme a tagli asimmetrici e seducenti colori pastello, super lucidi, ovviamente. Da numero 21, lo stilista Alessandro Dell'Acqua si conferma capace di muoversi sul filo sottile tra perbenismo borghese e seduzione libertina. In effetti, in passerella, le modelle hanno l'aspetto di chi si è rivestito velocemente dopo un rendezvous clandestino. Capelli scarmigliati, le gonne a matita non sono del tutto allacciate, le camicie abbottonate alla bella e meglio sbucano da golf, soprabiti e giacche stropicciate. La lingerie si intravede attraverso chemisier arricciati. Tengono alto il vessillo della sensualità ostentata, imperiosa, le donne super glam di Versace, di nero vestite da capo a piedi, uniche sostitute possibili del non colore, tonalità comunque notturne quali viola e rosso purpureo, contrappuntate da accenti di giallo e verde evidenziatore. E sexy è il jeans. Da Diesel, il cui direttore creativo Glenn Martens, tra due enormi pupazzi a fare da scenario, il jeans diventa leggero, frivolo, si contamina con pizzi e trasparenze. Non sembra però una grande novità. Opposto stile è quello di Prada, essenziale, austero, nell'esibizione degli elementi strutturali del guardaroba. Il prêt-à-porter Prada di Miuccia e Raf Simons insiste sulla semplicità, una semplificazione spinta all'estremo dunque, tanto che ogni singola uscita dà un'impressione di non finito, tra gonne squarciate sui lati, orli laceri, vuoi per le colate di giallo, rosso, verde, blu, che interrompono la gamma dominante di neri, bianchi e grigi. Tutto è indossabile nella collezione Fendi, dai colori sobri abbinati a lampi di tonalità come beige, verde acido o grigio e turchese, abbinamenti inusuali anche di tessuti. Gonne fazzoletto e vestaglie Rob Manteau. Grandi cappelloni, pantaloni a campana, completi morbidi neri e beige o color cammello per Max Mara. Antonio Marras, sempre fedele, omaggia la terra sarda. Con le stampe, il broccato, il pizzo, la parola d'ordine è teatralità. Marras infatti si ispira alle grandi eroine dell'opera, l'Aida, Medea, la Tosca, Lady Macbeth, e insieme vedremo tornare l'opulenza degli abiti. Re Giorgio resta fedele e coerente, innamorato del suo lavoro al servizio dell'eleganza, una dichiarazione di amore verso le donne e di una moda fluida. Le giacche, i vestiti, le bluse, le canotte a rete, le gonne a pareo, a foulard, i pantaloni sarong chiusi all'altezza della caviglia, le giacche luminescenti che sembrano brillare di luce propria, i soprabiti indiani tutti perline e paillette. Racconta Re Giorgio, è una collezione ispirata ad un modo di essere. Ci sono gonne e pantaloni che ho disegnato 25-30 anni fa, quindi la formula sono i pantaloni che sembrano gonne e gonne che sembrano pantaloni, mentre qualche anno fa sarebbe stato anacronistico mettere le paillette di giorno. E proprio ad Armani è andato Visionary Award, uno dei premi della Camera Nazionale della Moda. E guardate anche la collezione invece di Emporio Armani, sempre molto leggera, fluido, ovvero lo stile Armani.